nuovo video. In questo video volevo farvi vedere una spesa che avevo fatto sul sito Sorgente Natura. Sorgente Natura è un sito tipo Natura Sì, dove trovi veramente tantissime cose a dei prezzi comunque leggermente inferiori, e visto che acquisto spesso ho deciso di registrare questo video, anche perché questa volta ho preso anche cose un po' particolari, un po' strane e curiose di provare. Passiamo alla cosa più standard. La cosa standard che acquisto sempre per Pietro sono il latte, Avena Drink. Di solito prendo il latte di avena o il latte di riso, come in questo caso, esattamente questo. Oppure prendo anche questi, diciamo, succhi, che poi nella realtà è sempre latte da portare comunque in giro perché a lui piace tantissimo. Non beve più il latte, quello della mucca, quindi prendo sempre questi alternativi. Controllo tra gli ingredienti di solito che non ci siano tanti zuccheri o sali, per quanto sia possibile, acquisto su questo sito. Mi costa leggermente meno, so che comunque queste cose le trovate ormai anche all'Esselunga, però qua c'è più varietà. Un'altra cosa che compro sempre, che mi piacciono da morire e trovo solo da loro, sono il biscotto margheritina e cacao, esattamente questo. Sono veramente, veramente squisite e anche leggere. Tant'è che il problema qual è? Che ne mangi uno, poi ne vorresti mangiare due, tre, quattro, cinque, perché comunque sono leggeri rispetto ai biscotti classici e sono vegan, nel senso che non hanno dentro, cioè per me vanno bene, non hanno dentro schifezze. Schifezze varie, se così si può dire. Di solito su Sorgente Natura acquisto sempre il succo di limone biologico, che è 100% succo di limone, perché il problema qual è? Che se prendi quelli ai supermercati non sono al 100% succo di limone, ma hanno dentro anche conservanti, e li prendo per bere alla mattina. Lo so che sarebbe meglio spremere un limone, ma tra la voglia e la pigrizia preferisco utilizzare questo. E sempre da bere nei barattolini, cioè nelle confezioni di vetro, prendo di solito anche questo, che questo è il succo di mele e questo invece è il succo d'ananas. Io sinceramente i prezzi non me li ricordo, però posso assolutamente dirvi che ho speso circa 50 euro per tutta questa cosa, che sinceramente non ho preso pochissimo, tenendo conto che poi solo un prodotto di per sé l'ho pagato 14, quello me lo ricordo e ve lo faccio vedere. Quindi secondo me ci può stare. Altra cosa che acquistiamo sempre, che mi piace tantissimo, è il riso integrale soffiato, che è esattamente questo, mi piace veramente da morire. E a colazione, oltre ai fiocchi d'avena, mi piace molto utilizzare questo rispetto ai cereali soliti che trovo al supermercato. Però devo essere onesta, li alterno, nel senso, una volta ogni 2 mesi prendo quello, periodicamente prendo questo, perché io ve l'avevo già detto in un video. Io faccio più o meno la spesa all'Esselunga 2 volte a settimana, scusate, 2 volte al mese. Tutte le settimane mi arriva da Cortilla la spesa, quella bio, e una volta al mese o ogni 2 faccio l'acquisto da Sorgente Natura. Un'altra cosa che ho preso sono gli Avena Cakes, crackers di avena bio, dove sono delle monoporzioni, sono esattamente questi, sono molto molto utili anche da portare a lavoro, perché appunto sono in queste confezioni qua, ok? Che possono spaccarsi, però come merenda a lavoro va benissimo. Altra cosa che compro sempre è il pesto vegetale con ingredienti italiani. E la particolarità di questo pesto è che non contiene l'aglio, perché io poi non lo digerisco assolutamente, è buonissimo, mi piace tantissimo e di solito lo utilizzo, anche se adesso invento una ricetta, di solito però lo utilizzo con la pasta ai legumi, che mi piace tantissimo. Un'altra cosa, che queste sono schifezze, perché nella realtà avevo voglia di schifezze, ho preso da mettere in borsa la liquirizia. Perché io ho spesso dei cali di pressione e un tempo prendevo dello zucchero, adesso preferisco stare sulla liquirizia. Una droga che se l'acquistate non ne uscirete più dal tunnel, non so se ve l'ho già detto, è la Go Vegan Vegan Choc, che è esattamente questa, che una volta che l'acquisterete entrerete in questo tunnel magnifico di questa cosa, che sarebbe tra virgolette la Nutella vegana per gli intolleranti soprattutto al lattosio, come nel mio caso, e oltretutto non contiene gli stessi componenti della Nutella, che sapete non è il massimo. Poi se la volete mangiare, mangiatela senza problemi, però almeno sapete che c'è una valida alternativa che è strabuona. Da provare ho acquistato anche lo snack di riso e gocce di cioccolato senza glutine, che è esattamente questo. E al suo interno, quando io acquisto, cerco sempre di vedere che non abbia comunque nessun tipo di latte, questo non ce l'ha. E sono carini questi snack, anche questo da portare al lavoro. Come vedete, a me piace molto il cioccolato, quindi non rinuncio assolutamente al cioccolato. Sempre per stare in tema di cioccolato, ho preso anche gli snack al cioccolato, che sono quelle barrette che vedete anche al supermercato. Il problema è che quelle al supermercato hanno tutte il latte, invece questo non contiene il latte.
Poi ho altra cosa strabuona che lo so che saranno più cose golose, ma a me piacciono tanto. Prendo sempre in crunching con avena e cacao, esattamente questo che mi piace tantissimo. Infatti è già aperto perché ho fatto colazione stamattina. Poi sempre su Sorgente Natura acquisto, perché contiene meno schifezze tra virgolette di quelli che trovi al supermercato, questi risotti, perché tipo questo risotto con la zucca e i semi, lo so che sarebbe meglio farlo, però quando si ha poco tempo questi sono ideali. E questo invece è risotto ai funghi porcini, esattamente questo, e ogni tanto fa bene averli in dispensa perché quando torno da lavoro stravolta ho almeno un alleato. L'altra cosa che compro sempre sono i fagioli neri al naturale, esattamente questi, e li acquisto per il semplice motivo perché i fagioli neri possono essere utilizzati in 200.000 ricette, tant'è che alcune, una l'avete vista sul canale, devo farne un'altra, è ottimo per i dolci e sfatiamo il mito dei fagioli che fanno venire aria in pancia, perché comunque se vi abituate a mangiarle, se non le mangiate in dosi industriali, non fanno assolutamente niente. E ve lo dice una che per 10 anni ha sofferto di coliche, quindi se ve lo dico io potete anche crederci. Altra cosa che ho acquistato, questa da provare perché non l'avevo mai preso, è questo preparato dove in teoria gli ingredienti non erano male, di ghiaccioli che vanno messe comunque in freezer, ci sono una serie di gusti, diventano duri e si solidificano e potete assolutamente mangiarli, anche se è meglio farli da voi. Poi ho acquistato una roba strana, che è quello che mi ha costato di più. Ho preso il risveglio del Buddha cacao crudo istantaneo, con chia macinata, mandorle e cacao crudo senza glutine. Qua ti dice praticamente di aggiungere la confezione esattamente questa, e qua ti dice il risveglio del Buddha è un porridge integrale istantaneo, contiene gli omega 3, il magnesio, il ferro, contiene grano saraceno, c'è scritto di aggiungere 70 grammi di risveglio del Buddha con 110 ml di acqua o brodo vegetale. Sono mescolare bene, arricchire con bacche di goji e banana se si vuole, per ottenere un frullato dimezzare le dosi degli ingredienti. Mi ispirava tantissimo questa cosa, è un prodotto nuovo e quindi sapete che a me piacciono i prodotti nuovi, strani, particolari, basta che non abbiano dentro il latte, quindi l'ho acquistato. Poi come schifezze, curiosissima di provare, queste le conosco già, anche se questo modello non l'ho ancora mangiato, sono le patatine vegetali con le barbabietole, le patate blu e le patate rosse, che è esattamente questo, una cosa strana e diversa soprattutto dal solito. Anche qua, ok, gli ingredienti non sono il massimo perché sapete benissimo, sì, dice le verdure al 69%, l'olio di girasole e il sale, quindi non sono sanissime, però chi se ne frega, proviamole. E ho preso anche le patate di carote, altra cosa che vorrei assolutamente provare, e anche qua dentro come ingredienti dice carota, prodotta in Francia, Spagna, Belgio, olio vegetale di girasole, che sono esattamente queste. E non vedo l'ora di provarle per cambiare dalle patatine normali. E infine una cosa normale che acquisto è la piadina sfogliata, solo con olio di girasole e di grano corazan, non so cosa sia, che sono esattamente queste. E queste potete benissimo trovarle anche al supermercato senza problemi, io prendo di solito quelle bio, anche all'Esselunga. Mi piacciono tantissimo le piadine, mi trovo da Dio, controllo sempre negli ingredienti che non ci sono il latte, proteine del latte, perché purtroppo per chi è intollerante come me, è vero che ormai negli ultimi anni la mia intolleranza è quasi sparita, però all'inizio che ero allergica, queste cavolo di proteine sono ovunque, quindi sto sempre attenta. Come vedete questa è la spesa che ho fatto, molto sfiziosa a mio dire. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato qualche prodotto in particolare, se per caso siete curiose e volete sapere qualche prodotto, tanto ora che edito il video, carico il video, questa spesa sarà già finita, perché per noi è la spesa prelibata di stranezze, quindi poi anche la voglia di assaggiare, vedi che apriamo 20.000 robe, poi le chiudo tutte, le metto nella dispensa e poi le rimangio, cioè finiscono subito in poche parole. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia, al prossimo un grosso bacio, ciao!